Oggi dipingiamo sulla stoffa. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sì, dipingiamo con la stoffa o coloriamo con la stoffa o oggi recensione di un prodotto molto molto carino, adatto ai bambini ma carinissimo anche per gli adulti, il Play Color One Textile. I Play Color One Textile sono i fratellini dei Play Color che vi ho recensito qualche tempo fa, ve li ricordate? Questi qui. Cliccate qui per andare alla recensione. Sono in pratica delle tempere solide a rapida essiccazione che si usano come nei normalissimi pastelli e queste sono formulate appositamente per i tessuti. Sono semplicissime da usare, basta stendere bene il tessuto, fare il disegno, quindi riscaldarlo per 3-4 minuti con il ferro da stiro, naturalmente proteggendo con un foglio di carta, e quindi il colore sarà fissato e potrete lavare il vostro indumento sino a 60 gradi. È un modo carino e divertente per colorare con fantasia non soltanto la carta. Il prodotto si presenta come una colour stick, proprio in maniera similare agli instant, alle tempere solide. Vi ricordate? Queste sono gli instant, mentre questi sono i textile. Hanno la stuccetta argentata e bianco. Si aprono e si presentano appunto come dei pastelloni e si usano come delle matitone direttamente sul tessuto. Volete vederli all'opera? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si usano. Ecco l'occorrente per decorare la nostra maglietta con i Play Color One Textile. Allora, una confezione naturalmente di Play Color, o i colori che vi servono, perché questi mi sembra vengano venduti anche sfusi. Una maglietta per provare, quindi una maglietta che non sia di estremo valore. Io ne ho presa una di mio marito e tra l'altro se viene bene me la frego pure, me la prendo io, la userò come pigiamotto. Allora, è una maglietta che volutamente ho scelto di un colore non bianco assoluto perché voglio vedere la resa e la copertura di questi colori anche su tessuti colorati. Naturalmente non proverò su un blu perché penso, ma comunque facendolo ve lo dirò, che non abbiano copertura su colori troppo scuri. Ma proviamo, non diciamo, per non sbagliare, io ho preso un grigio che non è né un bianco né un nero, insomma. Poi, ferro da stiro a 160 gradi. Attenti bimbi, voi non lo toccate. A questo passaggio ci pensa mamma o papà. Poi, due fogli di carta forno. Io userò delle mollettine per far tenere ben teso il lavoro. E un cartoncino che andrà inserito dentro la maglietta per fare bene il disegno, ma ora lo vedrete. Io userò anche il phon per accelerare i tempi di asciugatura della tempera, ma questo non è contemplato nell'utilizzo di queste tempere per tessuti. Piuttosto il phon viene consigliato come metodo alternativo di fissaggio del colore. Ma vediamo, sperimentiamo insieme. Allora, fissiamo la maglietta. Il mio disegno io vorrò farlo sul retro di questa magliettina, al centro. Prenderò l'etichetta come punto di riferimento e naturalmente scenderò il cartoncino finché non arriverò al punto dove vorrò fare il mio disegno. E allora stendiamo di tutte le pieghe la tavoletta e cominciamo a fissare con le mollettine, uno il più stirato possibile, senza grinze. Perfetto, una volta stirato il tutto, vado a crearmi il mio disegno col textile nero. E allora, vediamo un po'. Cosa farò? Come vedete, il tratto che si viene a creare è un tratto abbastanza grosso.
a meno che non usiate il textile trasversalmente o ne tagliate, però in questo caso ne rovinereste un pezzettino. Ok, ma che sarà? Una matita. Sì, voglio disegnare una matita, ma non una matita qualsiasi. Personalizziamo le magliette, cominciamo a fare i gadget, diciamo così. Ok, a questo punto definisco alcuni particolari del soggetto che voglio disegnare. È sempre più difficile perché devo fare una cosa piccolissima adesso. Facciamo così e così. Poi provo ad usarlo di sbiego. Ok, così e così. Diciamo che non è un tipo di colore per disegni da precisione, è un tipo di colore per disegni di bimbi, giustamente. Io lo sto volendo usare proprio cercando di farne uscire il massimo delle potenzialità, ma ovviamente valutatelo sempre come colori da bambini. Ecco qua il nostro titino. Lo faccio a bocca chiusa perché fare i dentini sarebbe pressoché impossibile, se no ci stiamo un bel po' di anni a fare questo video, invece voglio che sia una cosa fluida. E tiriamo giù. Titino alle scarpette marroni. Io non ho il marrone, quindi in questo caso gliele faccio rosse. Così. Rosso numero 1 e rosso numero 2. Allora, il colore ha una coprenza modulabile, riesce a penetrare le fibre del tessuto e a seconda di quanto appunto lo si spinga può essere appunto più o meno spesso il film di colore che si viene a creare. In generale io non consiglio mai di apporre troppo colore quando bisogna creare dei film plastici, ma in generale sui textile qua non lo so perché è la prima volta che li sto usando e li sto usando insieme a voi. Però abbondare non sempre fa bene, perché il film plastico più spesso i lavaggi secondo me li regge meno bene. Ok, di coprire copre, ma non penso coprirebbe i colori scuri, sinceramente. Certo, è una tempera da bimbi, non è... Tratti sottili non se ne possono fare, però è molto divertente. Se fate fare dei soggetti tipo fiori, nuvolette, ecco, queste cose più a campitura grande, riusciranno benissimo. Ok. Perfetto. Ora facciamo una manina di qua, una manina di là e poi olè, le manine le facciamo gialle. E poi qui dove ho sporcato metto la scritta di mi pulisco ben bene le mani. Questo lo lascio grigio perché Tito è color matita e tra questa gamma di colori non ho nulla che mi possa aiutare, quindi va bene così. Cosa faccio adesso? Secondo l'iscrizione della confezione dovrei lasciare riposare ed asciugare. Io, siccome devo fare il video e voglio anche sbrigarmi,
do una prima asciugata con il phon. In generale non dovrebbe starci molto per asciugare, ma se si può accelerare, perché no? Quindi fisso di nuovo molto bene il tutto, in modo che non faccia effetto vela svolazzante. L'avevo sciolto per disegnare la O che mi era andata oltre. Ok, e vado ad asciugare. Ok, dopo aver fatto asciugare con il phon, l'unica cosa che dovete fare, lasciando, io lascerò tutto così sul cartoncino, è prendere della carta forno e inserirla tra il cartoncino e la maglietta. Maglietta ripoggiata su carta, vedete, aggiunto anche il 2B, su carta forno e cartoncino. Quindi, secondo foglio di carta forno, così, che prenda tutta la scritta, e piano piano ripassiamo su tutto. E stiamo così per 3-4 minuti, facendo attenzione sempre a non bruciare quello che stiamo facendo. Certo, perdonatemi, sono stata molto a mano libera, non ci ho perso tanto tempo. Però devo dire, mi sono divertita, sono stati quei 10 minuti carini di spensieratezza insieme a Titino. Sarà felicissimo quando vedrà la sua maglietta. Allora, come vi dicevo, occupiamo questo tempo con, in maniera utile. Disegnare soggetti precisi con questo... con questa tempera non è semplice, sarebbe carino sperimentarle con le spatole, quello sì, con un effetto pittorico spatolato, quello si potrebbe fare. Io immagino dei cuscini fatti così, molto 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 carini, chissà, magari in futuro li faremo assieme. Per i bimbi un divertimento pazzesco, una soluzione bellina ai colori, un'alternativa molto graziosa ai colori per stoffa che i bimbi naturalmente non possono usare, mentre vabbè, noi sì, ma bisogna avere una maggiore padronanza pittorica. La resa ve la andrò dicendo tra qualche tempo, perché la sottoporrò al lavaggio e quindi vi dirò la tenuta. Intanto vi ho parlato del metodo di immissione e del divertirsi usandoli. Quindi per soggetti minuziosi no, provateli a spatola. Se li provate voi prima di me, fatemi sapere come vi trovate, oppure semplicemente divertitevi con i vostri bimbi. Eccola qui, la stampa è completamente asciutta, come vedete ancora è calda, ma con tutto ciò che è calda è completamente asciutta, e adesso vi lascio alle foto di questo modello unico. Di sfoggiarla, chissà, magari in un prossimo video primaverile. E allora, spero che questo prodotto vi sia piaciuto. Se vogliamo delegare l'utilizzo soltanto ai bimbi e fargli creare qualcosa esclusivamente a loro, si può anche non utilizzare il ferro da stiro. Sulla confezione, infatti, troverete la didascalia dove è indicato un phon e 7-8 minuti, quindi presumo che puntando il phon verso l'immagine per 7-8 minuti, quindi facendo fissare col calore quell'immagine, automaticamente avverrà la stessa cosa che è avvenuta con la stiratura, cioè avremo fissato il colore, e così i vostri bimbi potranno lavorare anche più in autonomia e potranno sentirsi anche un po' più grandi nell'espressione della loro creatività. Bene, provate, divertitevi. Questi li ho già regalati a uno di voi, infatti li ho messi in palio nel cestino per i festeggiamenti dei 3 anni di Arte per Te. Quindi adesso io sto girando il video prima dell'estrazione, quindi non so chi è stato il vincitore di questi texti, ma chiunque sia, mi faccia sapere come è andato l'esperimento dei textil e le impressioni che ha avuto. Invece per voi che volete provarli,
cercate su internet i rivenditori che vendono appunto la Playcolor. A Catania io li compro da Accademia in Viale Vittorio Veneto, che tra l'altro è stato così gentile da farmi provare questa confezione, me li ha regalati proprio l'esercente di Accademia, quindi lo ringrazio. Il fortunato vincitore che ne beneficerà sarà contento di questo gesto di generosità. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto! Arrivederci!